RGS, la radio sempre con te. Radio, what you say is what you are. Dagli studi di Foligno, di Radio Green Stage, va ora in onda Radio Villaggio Foligno. Leggiamo, musichiamo, giochiamo, disegniamo, pintiamo, usiamo, massaggiamo, conosciamo, esploriamo. Siamo insieme per conoscerci e darci una mano. Conducono Jessica e Cristina. Buon divertimento. Allora, come state? Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Radio Villaggio Foligno. Bene, oggi vi abbiamo portato tante cose. Un po' di libri, un po' di canzoni. Un po' di materiali. Sì. Di tutto un po'. Qualche attività di tutto extra. E poi ci saranno delle sorprese oggi. Perché oggi vi vogliamo portare... dentro e fuori, in realtà, dentro ma soprattutto fuori. O meglio, abbiamo portato il fuori dentro. Esatto, diciamo, esatto, così, esatto. Di parole. Perché una delle tante buone pratiche per favorire lo sviluppo dei piccolini e tante delle buone pratiche che noi abbiamo proposto anche al villaggio è l'esplorazione dell'ambiente. E voi direte, come esplorare l'ambiente? Che c'è da esplorare? Cioè, una volta che uno esce fuori, ha fatto. No. Fine. Ma voi lo sapete cosa accade quando andiamo fuori? Quanto è importante perché dici, a che cosa serve per lo sviluppo dei bambini? Ma perché magari noi grandi diamo tante cose per scontato. Esattamente. Perché sì, succedono, ormai siamo grandi, l'abbiamo capito. Esatto. Non andare fuori perché piove. Perché? Esatto. Oppure è troppo caldo, oggi no. Ma questo caldo, questo sole, questa pioggia, come facciamo a capirle fin da piccolissimi se non entriamo mai in contatto? Non sappiamo come suonano, non sappiamo se sono freddi, non sappiamo... Il vento! Non lo sentiamo nostra pelle! Non lo sentiamo sulla pelle! Abbiamo questo organo, l'organo più grande, ci l'organo dicono, no? Più grande del nostro corpo, della pelle. Dobbiamo sentire il caldo, il freddo, il vento! Il vento! Non uscire che perché... questi giorni ci fa planare in modo particolare. Ecco, l'esplorazione dell'ambiente, quanto è importante per i bambini. Una volta che escono, i bambini si trovano immersi in un panorama gigantesco di tutto, di odori, di profumi, di puzze. È uno stimolo a 360 gradi. I colori, le consistenze, le forme, i suoni, i rumori, di tutto e di più. E come facciamo a conoscerli se non li sperimentiamo direttamente? Primo. Non gli diamo un nome. Non gli diamo un nome. E piano piano quindi riusciamo a riconoscerli. Esattamente. Primo. Secondo, è anche tanto importante fisicamente per i bambini che fin da subito iniziano a sperimentare le prime consistenze, le salite, le discese, quindi è importante anche da un punto di vista psicomotorio. L'orientamento, l'organizzazione all'interno di uno spazio, quindi capiamo dove siamo, da che parte devo andare, la destra, la sinistra, dritto davanti a me cosa c'è, quanto è grande, quanto è piccolo, per non parlare poi di fiori, piante, bidibim, bidibam. A che servono? Ornamentali, direbbe Cristina, la nostra interior design. No, non solo, perché quando un semino cresce e cresce rapidamente, ci mostra il passare del tempo proprio a vista, giorno dopo giorno. Ci insegna che se ce ne prendiamo cura giorno dopo giorno, cresce, che se gli diamo troppo, se gli diamo poco, se gli diamo il giusto, proprio come con i bambini, cresce. E dobbiamo rispettare anche il tempo, il tempo dei bambini, il tempo della natura, perché la piantina, il semino per far spuntare la piantina per poi nascere, non è che succede subito, no? Dobbiamo, quindi giorno dopo giorno usciamo sempre gli stessi posti, ma no, oggi c'è un fiorellino nuovo, quella fogliolina ieri non c'era. Esatto, tutte piccole accortezze. Quindi ci vuole anche molta pazienza. Certo, tutte piccole esperienze
che ci aiutano a maturare la pazienza, l'attesa, il rispetto dei turni, quindi a tenere a bada le emozioni, spesso a controllarle, l'impazienza, l'impulsività. L'impulsività, è certo. Quindi diciamo che intorno all'esplorazione dell'ambiente c'è letteralmente un mondo fuori e, perché no, un mondo dentro. Ovviamente noi abbiamo detto pioggia, grandine, neve e compagnia, però questo non significa che dobbiamo andare con i piccoli fuori, o meglio, d'estate è fantastico sotto la pioggia, però certo ognuno con determinate accortezze si può fare tutto. Cioè, sapessi come suona la pioggia sull'ombrello, è una meraviglia, però con delle determinate accortezze. E quando proprio non si può, possiamo però portare il fuori dentro, come con tantissimi libri, e se ne trovano tantissimissimi, con tantissime attività grafico-pittoriche e anche, perché no, con tante canzoncine. Quindi c'è un mondo per rielaborare il mondo. Fantastica sta cosa. Che bella frase. Quanto mi sento poetica. Domani Nobel per la letteratura. Allora, quindi, da che cosa cominciamo? Allora, partiamo da quello che attira magari i bambini un po' più piccolini e poi aumentiamo un po' la difficoltà. Ok, sì, ci piace sempre partire fin da piccolissimi. E comunque l'attenzione, diciamo, è quella che è quando sono piccoli. Esatto. Chi si nasconde sotto i fiori? Oh, questo è un bellissimo un po' cartonato. Scopri, da scoprire. Sì, perché è un pop-up, come si dice adesso. No, pop-up. Quelli con le finestrelle. Quelli diciamo. Con le finestrelle, esatto, che a me mi piacciono molto perché li vanno proprio a scoprire, no? E allora vediamo chi c'è sotto il fiore. Chi si nasconde sotto il tulipano giallo? Solleva l'aletta. Ma chi è? È un gattino. È un gattino. Eppure sembrava proprio un tulipano. È vero. È vero. E sotto le due margherite chi si nasconde? Queste due margherite bianche e gialle. Oh, non ci credo. Eh sì, è una morbida pecorella. Ma pensa tu. E poi, guarda che bei fiori rossi. Ma questi sono bellissimi. Sembrano quelli che ho visto stamattina. È vero? Sì, sì. E chi si nasconde sotto? Vediamo. Oh! Un serpente un po' pazzerello. È tutto rosa anche questo. Un serpente rosa. Chissà che avrà mangiato per diventare rosa. Non lo so, forse le caramelle. O le fragole. Le fragole. Wow. Questo è un bel fiore rosso. Vediamo un po'. Vediamo chi c'è. Chi sarà rosso? Oh, guardate un po'. Ma è un galletto. È un galletto con la cresta rossa. Ecco perché si era messo lì sotto. Mamma mia. Questo lo vediamo spesso, questo fiore grande giallo. Ah sì, ah sì. Vediamo chi c'è sotto. Oh, un feroce leone. Mamma, però questo... se si nasconde dietro i fiori gialli, attenzione, chissà, sì. Ci saranno i leoni in giardino? E sotto questo bellissimo papavero che adesso stanno sbocciando. Riempendo i campi. Oh, bella lei. Ma una bellissima farfallina. Che bello, eppure sembrava proprio un papavero, sì. Ecco qua. Guardate tutti i nostri amici fiori e amici animali. Guardate un po' quante ce ne sono. Ah, ma qui c'è un orso bianco. Perché gli piacevano i fiorellini anche a lui. Ma certo. Era andato dai suoi amici. Forse era dietro un'orchidea, maestra bianca. Sì, sì. Chissà. Una campanula. Chissà. Vedi, la maestra Cristina è brava, sapeva anche come si chiamava lui. Per me è vero? Non lo so, per me erano fiori a testa in giù bianchi. No, non è un'esperta botanica. Pollice verde. Yeah. Bellissimo questo libro, maestra, proprio proprio bello. Ci è piaciuto tanto. Sì. Poi vedremo dopo come
Ricordatevi l'ultimo animaletto, dopo vediamo. Dopo vediamo, vediamo che cosa succede. Io me ne ricorderei anche un altro di animaletto. Ok. E tanti altri. Vediamo un po'. Questo? Qui questo. C'è un altro animaletto, mi sa. Sì. Che lì non abbiamo incontrato, ma... Lì non l'abbiamo incontrato, ma quanti se ne incontrano in giro di questi... Sì. E questo fa un viaggio. Fa un viaggio lungo. Allora, questo libro si intitola come il nome dell'animaletto che presentiamo. Come il nome e il colore. Bruco verde. E anche questo è un cartonato divertente, però. Che è bucato. Si potrebbe fare un bruchino... Che passa va... dentro. Chissà dove andrà. Andiamo un po' a scoprirlo. Hai visto per caso un bruco affamato? Sì, sopra una mela si è arrampicato. Lo guarda stupita la chiocciola Adele. Ehi, guarda che i bruchi non mangiano le mele. Il bruco è perplesso, ma non si dispera. Va un poco più avanti e trova una pera. La Vespa Luisa gli dice: Socchino, le pere non sono adatte ad un bruchino. Il bruco affamato allora che fa? Va sopra una fragola poco più in là. Qui c'è una formica che si chiama Alice. Non mangiano le fragole i bruchi, gli dice. Il bruco, un po' triste per la delusione, cammina pian piano e trova un limone. Ma bella libellula, pieni polmoni, gli strilla. Sei un bruco, non mangi limoni! Il povero bruco così si allontana. E sai cosa trova? Una melanzana! Matteo Cavalletta gli fa: Che panzane! I bruchi non mangiano le melanzane! Il bruco stavolta va via col magone, quando ecco che trova un bel fungo marrone. Ma zitta Zanzara ronzando gli fa: I bruchi non mangiano i funghi, si sa! È stufo il bruchino. Vuole fare colazione e svelto si arrampica su un peperone. Ma Grillo Cirillo gli strilla: Sei matto? Per te un peperone non è proprio adatto. Il povero bruco affamato si lagna, però si consola con una castagna. Ma l'ape regina gli dice: Sciocchino, tu sei un bruco verde e non un vermino. Sarò un bruco verde, ma devo mangiare. Qui c'è una ciliegia e la voglio assaggiare. Marina la rana gli dice: Cra cra, i bruchi sgranocchiano le foglie, si sa. Bruco ora corre a cercarsi una foglia, così può mangiare fin quando ne voglia. Ma è stanco e assonnato dal lungo viaggiare. Così fila un bozzolo in cui riposare. E un giorno dal bozzolo chi salta fuori? Una farfalla dai mille colori! Che fine avrà fatto il bruchino affamato? È lui la farfalla, si è trasformato! Wow! Visto? Sì. Che lungo viaggio per fare le pappe, poi? E poi era troppo stanco. Mannaggia. Però poi si è trasformato, Già. Hai visto? Già. Bene, mi è piaciuta questa storia, a me piace moltissimo. Sì. E poi ci mostra tanti animaletti che si incontrano in giardino spesso. Questo era un suono ambientale, se l'avete sentito, un tir, probabilmente un bilico. Però anche questo però fa parte. È l'ambiente. E uno gli potrebbe dire: Ehi, non sento gli uccellini che cantano. Giusto? È giusto. Ecco. Allora. Pronti? Questo è un altro libro fantastico. Questo lo dice il titolo, eh?
È magico questo albero. È un albero magico. Siamo pronti? Andiamo a vedere, va. Questo è un libro da giocare, mi sa, vero maestra? Eh sì. Sì, sì. Dobbiamo fare le magie. Oh. Questo spoglio albero marrone è magico. Toccalo. E guarda. Ma che cos'è successo? Tocchiamolo ancora? No, non ci credo. Una, due, tre, quattro. Ma sono spuntate delle foglie! Sì? No! E lo tocchiamo ancora tante volte perché ne facciamo venire tante, eh? Possiamo fare tic 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 tic. Ma quante! Ecco, l'albero si è riempito di foglie. Che meraviglia. Però adesso dobbiamo scaldarlo. Scaldarlo? E quindi lo strofiniamo bene. E vediamo che succede, eh? Vediamo un po'. Oh, non ci credo. Guardate. Sono nati tanti boccioli, guardate. Quindi che facciamo? Li tocchiamo? Sì, sì, vediamo che cosa diventano, eh. Tic, tic. E... sono sbocciati dei fiori! Dei bellissimi fiori rosa! E guarda quelle piccoline chi sono! Ma sono delle apette! Perché forse vanno sui fiori a fare il miele? Eh sì, wow. Servono i fiori alle apette, eh! Sono molto importanti! Molto! Pronti? Però il tempo passa e quindi scuotiamo l'albero, eh! Caduti tutti i petali! Sì. Guardate un po', sfioriamo i petali con le dita. Cadono tutti. Cadono tutti, ma adesso pronti a soffiare? Soffiamo via i petali e poi mandiamo un bacino all'albero, eh? Pronti? Uno, due, tre. Sono nate delle bellissime mele rosse. Mamma mia, sembrano appetitose. Già. E adesso scuotiamo ancora, perché le mele ce le dobbiamo mangiare, le dobbiamo far cadere. Battiamo sul tronco. Guardate quante sono cadute. Maestra, dimmi, guarda le foglie. Ma che cosa sta succedendo? Perché ci sono tre foglie gialle, maestra? Perché il tempo sta passando. È vero. Eh sì. E forse arriva un'altra stagione, vediamo, Oh, guarda, sono diventate tutte gialle. E un po' anche arancioni. È arrivato un nuovo amichetto. È vero, è uno scoiattolo che si è mangiato la mela di prima. Eh sì, perché è un golosone. Eh sì. Vediamo un po', diamo un colpetto alle foglie, vediamo che succede, però piano piano. Wow. Riprova, riprova. Hanno cambiato di nuovo colore. Ma allora è vero che è magico questo libro. Eh sì, sono diventate arancioni e rosse. E allora... soffiamo, soffiamo come fa il vento, perché in autunno c'è tanto vento. E adesso dobbiamo battere le mani per fare scendere tutte le foglioline, eh? Allora vai maestra, batti le mani. Ma che cosa è arrivata? Ma che cosa sono? Sono dei bellissimi fiocchi di neve. Guardate. L'albero è diventato spoglio come era all'inizio. Eh sì. Ma non ci sono le foglioline adesso, ci sono i fiocchi di neve. Come quella che abbiamo visto i giorni scorsi, ve lo ricordate? Sì, da poco c'è stata tanta neve. Tanta. E ora? Guardate tutta la neve. Il ghiaccio. Il ghiaccio che scende. Adesso aspetta, guarda che succede, eh? Che aspettiamo. Che succede? Dobbiamo avere un po' di pazienza. Vedi, ce lo dice anche il libro. Non dobbiamo andare via, ma aspettiamo.
L'uccellino che arriva. Che fa l'uccellino che arriva? Gli serve l'albero, guarda che fa. No! Ha fatto un nido! Ha fatto un nido! Ha portato un bastoncino! E con un bastoncino ci ha fatto un nido. Sì. Adesso proviamo a contare fino a 10? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Oh, guarda! È nato un uccellino piccolo, ma non solo! Sono nate di anche le foglioline! Foglie. E quindi possiamo riniziare da capo! Eh sì, perché anche qui c'erano le foglioline! Guardate! E si può ricominciare. Quindi c'è la primavera. Sì. L'estate. Sì. L'autunno. Sì. E l'inverno. Wow. Poi basta. No, poi si ricomincia da capo. Ah. Eh già. Ma quindi ricominciamo oggi da capo? Perché oggi che giorno è, bimbi? E grandi? È finalmente arrivata la primavera. Finalmente è tornata, anche se è ancora un po' freschino, Però allora ci salutano dalla regia. Prima di leggere il prossimo libro, facciamo una pausa. Sì, ci sto. Sì, ci sto. Allora, la maestra, inizi tu. Sta per mostrare. Dipende. Iniziamo insieme, perché possiamo però iniziare insieme. Mi è venuta un'idea. Un'idea che è preparatoria a quello che possiamo fare dopo. Perché se noi iniziamo a vedere questi, no? Sì. Come possiamo realizzare dei fiori, per esempio? Noi abbiamo preso questo libro, no? Quindi ce li prepariamo. Sì. Come si possono realizzare i fiori se non ci sono fiori? Ah, così! Ah, lo senti questo rumore? Lo sento. Questo suono fantastico. Per chi non ci sta vedendo, però gli spieghiamo che stiamo giocando con della carta velina o della carta crespa. Esatto, io le ho portate tutte e due, perché sennò la maestra Cristina probabilmente mi sgridava se facevo confusione tra la velina e la crespa. La crespa e la crespina e la crespina. Allora... Aspetta, io preparerei prima. Farei i fiori. Allora, i fiori per i grandi e per i piccoli, maestra, come li possiamo proporre? Sì. Allora, per i più piccolini, no? Andiamo di carta velina. Che se voi manipoliamo tranquillamente, perché non è. Se voi ci fate caso, questa è un'attività fantastica, perché suona. E poi sentite, questa è un'attività che ai bambini piace tantissimo. Ale, questa finalmente è una cosa che posso strappare. Questa si può e si deve strappare. Perché di solito è tutto strappare. Questa si può strappare. Questa si può strappare. Quindi, si possono fare dei pezzettini. Sì. Si vede da qui sotto, regia? Si vede? Non ci sentono dalla regia. No, più che altro ci sentono dalla regia, però probabilmente noi non sentiamo loro oggi. Si vedono? Si vede? Perfetto. Allora, per i più piccolini, che è molto facile da fare, è anche molto divertente. Loro ci riescono perché hanno le dita ancora più piccoline delle nostre. Sì. Semplicemente accartocciamo e facciamo tante piccole palline. Come questa. Piccole. Ma anche grandicelle, sì, come vengono? Anche perché più fiori si fanno e più profumo c'è, vero? Sì. E più colori ci stanno. Più colori mischiamo, più allegro. Sì. E poi possiamo prendere il verde, per esempio, e anche fare tante foglioline. Sì. Che ci importa? Le foglioline le possiamo fare come vogliamo, possiamo anche semplicemente strappare, giusto? Sì. Piccoli. Lasciate e come liberi. Come leggevamo sul libro, no? Cadono le foglie, guarda. Sì. Sì. A un certo punto cadono. A un certo punto cadono le foglie, ma poi tornano, abbiamo visto. Sì. Quindi pazienza. Poi ovviamente nulla ci vieta, per i bimbi più grandi invece,
di fare dei veri e propri fiori, perché no? Sì. Giusto? Chi ha dimestichezza già con le forbici. Esatto, con la matita. Quindi proprio con il disegno. Esatto. Si possono disegnare e ritagliare i fiori. Poi divertitevi grandi e piccolini, perché vi ricordate quello che diciamo sempre, insieme è tutto più bello e più divertente. Bene, maestra, ci piace questo? Sì. Vero? Un po' di pazienza. Sì, l'abbiamo detto. La questo... natura e i bambini hanno il loro tempo. Forse dobbiamo averne più noi grandi. Senza forse. Che i bimbi. E se ci fosse un po' di pazienza in più, sai quante cose si risolverebbero, maestra? Sì. Un po' più di tempo a pensare prima di parlare. E voilà! Ecco un fiorellino. Ok. Bellissimo. Ci piace molto questa cosa. Senti, allora, invece noi poi abbiamo incontrato tanti animaletti. Intanto questi sono dei fiori che ci serviranno. Sì, sì. Cioè, ci hanno appena fatto, adesso fanno partire un momento discoteca. E questi ci servono tra pochino, però questi prima ci servono tra pochino, però prima vogliamo salutare un po' di amici. Un po' di amici che abbiamo incontrato durante le letture. E perché no? Ci sono delle canzoncine che possono ispirarci e farceli ricordare. Vediamo un po' chi c'è. Chi c'è? Chi c'è, maestra? Chi c'è? Chi peschi? Pronto? Olè! Chi è lui? Era il bruchino verde di prima! Sì, ma su questa canzone, questo è un birbone, eh? È un birbone questo bruchino. Birichino questo bruchino! Pronti? Ero in cucina, giravo la polenta, il bruco me l'ha spenta, il bruco me l'ha spenta. Ero in cucina, giravo la polenta, il bruco me l'ha spenta e non mi lascia star. Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco che non mi lascia star. Ero nell'orto, coglievo l'insalata, il bruco se l'è mangiata, il bruco se l'è mangiata. Ero nell'orto, coglievo l'insalata, il bruco se l'è mangiata e non mi lascia star. Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco che non mi lascia star. Sto bruco birbone, già. Che si mangiava l'insalata, hai capito? Nell'orto. E poi? Poi sull'altro libretto, quello del bruchino, sì, l'altro, sempre quello del bruchino, ha incontrato tanti amici. Sì, e ha incontrato anche queste. Pronti? Oh, chi sono quelle? C'era. Qui sono tre, Si chiamava Alice una. Può darsi. Può darsi. Quindi queste come si chiameranno? Ma chissà. Alice, Benedetta e Beatrice. Ah, ok. Capito? Benedetta ce l'abbiamo messa così. Edvige. Pronti? Tre formiche in bicicletta. Vanno a far la serenata alla bella addormentata che si sveglia con un forte raffreddor. Mannaggio! Che raffreddore! No, è primavera, è allergia. Sono i pollini. Capito? È per forza, perché i pollini volano. Ma perché si era addormentata. Soffiati dal vento. Già. Quindi tante canzoncine che si possono fare. E questa? Ah no, sempre facciamo sempre che è sempre, che alla fine il bruchino. Come si trasforma? Chi lo se lo ricorda? Ricordate da qui che era un bozzolo è diventato farfallina bella e bianca. Vola su nel cielo, vola su nel cielo e poi giù e poi giù. Wow! Visto quante canzoncine? Sono tante. E chissà poi che
non ne inventiamo delle altre. Certo, si può inventare una canzone per ogni animaletto che vediamo. Esattamente. E poi ci possono essere canzoni che ci parlano di fiori, di primavera, rose rosse per te. Chissà se i nonni cantano queste canzoni. Che importa se... Questa era maledetta primavera, no? Sì, ecco. L'avevo capita. Tu sì, però... E allora dicono, no? Diciamo, era per dire che quando si condividono le esperienze, che poi siano musica, non è per forza, come abbiamo detto, la canzoncina che uno la deve sapere per forza. No, se ci sono nella nostra memoria, di noi grandi, ok? Delle canzoni che parlano di fiori, parlano di alberi, di pioggia, di tutto quello che volete, potete cantarla. Ma poi si inventano, voglio dire, giochiamo anche con le paroline, le cambiamo, come ci va. C'era ci un bambino, voglio aprire questa piccola parentesi, di un bimbo che anni fa inventò il termine petaloso. Fantastico. E se non è petalosa la primavera, saprei, appunto. No? Esatto. Bene, proseguiamo. Quello no? Quello dopo? No, quello adesso, c'hai ragione. Allora, abbiamo fatto i fiorellini? Abbiamo fatto gli animaletti? Chi ci manca? Un albero! Un albero, e allora... dallo scrigno della maestra Cristina esce come Mary Poppins, esce fuori olè un albero. Questo è come l'albero magico, guardate, ma è quello di prima, perché è un po' verde, sì, e un po' spoglio. Guardate, adesso allora ci possiamo fare un sacco di cose. E guarda casa, quattro spicchi come le quattro stagioni. Esatto. Senti, da che cosa vogliamo cominciare, maestra, per decorare questo albero? Allora, per adesso, quali stagioni sono passate? Andiamo in fila. Partiamo da... come l'anno scolastico, andiamo... Sì, dai. Allora, la prima stagione che incontriamo... La prima stagione è proprio quella dove cadono le foglie. Allora io mi propingo... a spaventare Francesco in regia di nuovo per il tinteggiamento dei locali. No, bellissima, non ho detto niente, ragazza. Ma allora, vi ricordate di che colore erano le foglie sul libro? Lo vogliamo mostrare? Lo vogliamo rivedere? Maestra? Sì. Allora, guardiamo, niente, l'altra volta mi ho sgridato. Allora, guardate com'erano le foglie. Io non ne metto tanto, No. In autunno lo lasciamo bene qui aperto. Quindi, non si verrà mai. Arancioni, gialle e rosse, quindi, arancioni. La maestra Jessica. Rosse. Ci sta, io mando a preparare. Così? Olè! Giallo, arancione e rosso. E poi? E adesso che faccio? Ce l'hai le dita? Le portate? Aspetta, le conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce l'ho tutte. Perfetto. Allora sporchiamoci. Sporchiamoci! Quanto gli piace sta parola. Le regaleremo una maglietta con scritto sporchiamoci. Keep calm and sporchiamoci. Giuro. Lo giuro, te la faccio. Vabbè. Allora qua... su questo spicchietto, quindi dobbiamo andare a fare le foglioline. Sì, lo metto così, maestra, così si vede. Sì. Allora, tu fai un colore e io ne faccio un altro. Va bene. Allora, io prendo un fantastico giallo. Ok, allora io vado di arancio, Va bene. Un giallo. Guardate come ci piace questa cosina. Si sta colorando tanto, stanno nascendo le foglioline. Sì. Senti, ma ne posso prendere anche una rossa? Assolutamente sì. Tickete. Guardate che meraviglia,
con queste foglioline ticchete. Puoi fare un po' di giallo di là che non c'è. Ah, di qua non l'avevo visto. Mi sono confonduta. Prego, prego, si figuri. Direi che di arancio ne ho fatto tanto. Ma sì, io penso che ci siamo, eh? Perché le altre sono cadute, facciamo così. Le vogliamo fare che sono cadute? Sì. Che dici? Una è caduta qui, una è caduta qui, una qua. Guardate che belline. Poi un, ecco. Sono mi sono sbagliata a dire. Non fa niente, perché maestra, certe sono un po' gialle, un po' arancioni, un po' rosse. Quindi allora si possono non, anche non ho sbagliato, quindi posso fare, aspetta. Portiamola in alto. Questa che è un po' e un po'. Sì, guarda. Ma che bella. Eh sì, allora, ecco, ne faccio una anche così. Belle queste foglie, super coloratissime. Com'è? Mi piace tantissimo. Autunno? Decisamente sì, maestra. Allora direi che possiamo cambiare stagione. Possiamo passare... Che stagione c'è dopo? Abbiamo detto che quando cadevano le foglie l'alberello ritornava ad essere tutto spoglio. Eh sì, tutto però spoglio. Però arrivava il freddo e quindi... Che cosa scendeva? Cominciavano a cadere dei fiocchetti di neve. La neve? Eh sì. E quindi maestra, ricordiamolo un po'. Anzi, dalla regia. Possiamo anche girare il libro, eh? Sì, giriamo anche il libro. Siamo pulite. Dalla regia. Che stagione è... Quando c'è la neve. No, sì, è una parola. Una. Una sola. Comincia per I, finisce con O. L'inverno. L'inverno. Indovinato. Bravissimi. Ogni sfugge niente a questi della regia. Hanno osservato bene l'ambiente. Bravi, bravissimi. Allora, noi apriamo quindi la parte della neve. Dell'inverno. Eccoli lì. Questa ce l'avete tutti a casa, eh? Sì, questa per le emergenze. Per le emergenze. Questa ce l'avete tutti a casa, questa neve, eh? Questa neve serve per le emergenze. Serve per struccarsi. Quindi le mamme ce l'hanno, le nonne ce l'hanno, i babbi ce l'hanno. Ne prendiamo un po'. Un pochino. E come prima, ci mettiamo qui sotto. Aspetta, magari mettiamo un altro colore, sennò bianco su bianco. E piano piano cominciamo con delicatezza. Guardate. Perché per assurdo, se noi tiriamo forte, non si fa più fatica. Fa un po' resistenza, quindi... Ah sì. Non so come si dice. Come si dice? Sfogliamo. L'ovatta. Spezzettiamo l'ovatta. E poi... Posso fare? Sì, voglio fare una ciuffetti. Voglio fare una palla di neve. Una pallina. Aspettate, che qui rientra pure il gioco, maestra. A palla di neve! Ti ho preso! M'hai preso prendissimo. Poi, intanto che maestra, vuoi tu? C'è questa colla che è un po' glitterata, diciamo così. Ma niente. Allora io continuo a fare palle di neve, eh. Grazie. Allora, noi abbiamo preso la colla stick per fare prima, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di colla. E piano piano cominciamo a far cadere la neve sull'albero. Ok? Mi lancio, eh? Cioè, le faccio cadere dal cielo perché... Tickete. Tickete. Nevica, quanto nevica, ragazzi. Sì. Ce la fai, maestra? Sì. Oppela. Se la colla mi assiste, ci questo sono. È un fiocco da bufera. Questo vai. Puff. Oddio. Non so come ho fatto a farlo, giuro. E allora lo mettiamo qua. Bello grande. Un bel fiocco da bufera. Poi nevica. A piano piano si appoggia anche per terra, vero? Allora ne faccio. Sicuramente sì. Dimmi come stai messa? Così. Wow, allora ne faccio un Sto facendo un macello. Cioè?
Ho moltiplicato le foglie. Ha moltiplicato le foglie nell'autunno. Allora adesso, dando che tu vai, che te rubo, io appoggio anche allora a questo punto un po' sì, di neve per terra. Perché giustamente, quando l'alberello è pieno non ce la fa più. No, esatto. E poi cade. E poi terra, quando ne fa tanta. Tra i rami cade giù. Che bella poi. Che ne fa tante. E noi ci andiamo sopra con lo slittino. Eh? E facciamo un bel pupazzetto di neve. Te lo stavo per dire. Ce lo vogliamo fare? Sì, vediamo maestra anche si quanto riesce? Ci resta per... Ma no, infatti, se no c'ho paura che non riusciamo a leggere gli altri libretti. Ok, guardate. Bello. Wow. E allora... Bene. E passiamo... Direi di passare ai fiorellini che abbiamo fatto prima. Direi anche io, guardate un po'. Quindi... Abbiamo ricominciato da capo, maestra, allora. Sì, eh? Eh sì, siamo proprio qui. Pronti? Prima ce li siamo preparati, avete visto come li abbiamo fatti? Aiuto! Allora, questo a te l'onore. Questo lo mettiamo, però direi di metterlo per ultimo, perché prima mettere qualche bocciolo. Va bene. Che dici? Eccoli qua. Ecco i boccioli. Allora. Quindi, volevo evitare di fa... Quello che abbiamo fatto prima. Oh sì. Allora, vai, te lo tengo, così tu... Sboccioliamo. Sbocciamo! Eh? Vai con un bocciolo rosa. Ti viene? Sì, sì. Olè. Tu le. Non dire quel nome. Che con me. Siamo innamorati di Tulle. Olè. Mi sa che ho tanto tempo a fare il vasetto. Facciamo vedere al volo. Allora, intanto guarda che faccio, eh? Sì. Intanto che la maestra riempie quest'albero di fiori. Non so quanto tempo abbiamo. 10 minuti. Allora, intanto che la maestra riempie questo albero meraviglioso di fiori, io preparo un'altra cosa. Al volo, proprio volissimo volante. Sì. Va bene? Perché avevamo un po' di altre attività da fare, ma come sempre noi chiacchieriamo. Però facciamo, abbiamo fatto tanto. Sì. Sì, sì. Stiamo tagliando e incollando e riempendo un albero di foglie. Fantastico, direi. Che dici? Già. Poi prendo un verde. Va bene, dai, io mi accontento. Ma io direi che ci accontentiamo, dai maestra. Ecco qua. Bellissimo. E lo lascerei a questo punto. Chiudiamo il libro. Però lo lascerei che ci... Qui... Che ci fa un po' da cornice. Direi di sì. Direi proprio di sì. Fiori. Direi proprio di sì. Allora, maestra, io proseguirei intanto che finisco di preparare questa cosina al prossimo libro. Che possiamo anche leggere abbastanza. Che dici? Allora, il prossimo libro che vi proponiamo si chiama Il piccolo orto di Anna. Anche l'orto mo facciamo, eh? Sì. Noi l'abbiamo fatto al villaggio. Già, tra le buone pratiche c'è anche quella di piantare. Bellissimo. E che ai bambini piace, anche alle mamme, piace da morire. Piace tanto, sì, è vero. È proprio vero. Vediamo, adesso non so quanto ci riusciremo in 10 minuti, ma... Ce la facciamo. Il piccolo orto di Anna. Sì. Vediamo chi... Allora. Oggi Anna e il suo papà creeranno un piccolo orto. Lì Anna coltiverà carote, lattuga, tutte le sue verdure preferite. Sono pronti tutti gli attrezzi, il secchiello,
la paletta, wow, il rastrello, i guanti, l'innaffiatoio. È una grande carriola, è proprio pronta, Anna. E non vede l'ora di iniziare e grida al suo papà: sbrigati, iniziamo! Anna e il suo papà trovano un bell'angolino soleggiato dove creare il loro orto, perché le piante hanno bisogno del nostro amico sole, eh? Eh sì. Prende il sacchetto e butta i semini. E vediamo. Wow! Comincia. Prima bisogna preparare la terra, eh? Togliere tutte le erbacce, pulirla. Sì. E cominciamo a fare dei buchetti. Eh sì. Piano piano. Quindi, bisogna rastrellare. Con rastrello. Eh sì. Facciamo i bolini nel terreno e poi guardate che c'ha Anna in mano, un piccolo semino, quello che dicevamo prima, già, un piccolo seme, un piccolo semino, e li fa cadere piano piano nella terra. E poi cosa fa? Con un piccolo innaffiatoio versa sopra l'acqua. Diamo da bere alle piantine. Perché le piantine hanno bisogno di sole e di acqua, né troppo né poco. Quindi quando ci pensa la pioggerella, bene, grazie. Ma se no, ci dobbiamo pensare noi. Sì. E poi nonni, mamma e papà, ma anche i nonni, ci sanno dire quando è il tempo giusto per innaffiare. Mattina, pomeriggio o sera? Guardate Anna che fa. Anna si è messa a guardare le sue bellissime piantine. Eh sì, giorno dopo giorno, piano piano. Guardate, stanno crescendo. Mettiamo anche delle bandierine per riconoscere di che cosa si tratta, magari. Sì, o anche semplicemente per decorare, eh. Che bello. Che sono belle le girandole nell'orto. Bellissime. Ma guardate le piantine. Sei bravissima, Anna. Guardate come sono cresciute. Eh sì, e quindi, adesso? Carote, insalata, tutto quello che voleva. Ma che bontà. Ma che bontà. E poi? Ecco che bontà! Sì. E poi si cucinano? Insieme con la mamma, con la papà. Chi cucina? Con le sorelline, i fratellini. E poi? Si mangiano. E poi si mangia. Eh sì. Bellissimo questo libro. Allora noi... Questa era un'altra attività che noi avevamo pensato, ma non faremo ovviamente non faremo in tempo, però... mostrarvi, però facciamo una cosa al volo. Esatto. Basta semplicemente andare a un sacchettino di terra, se no prenderla anche dove si può trovare. Dove si può trovare. Qui la maestra ha portato una coccetta tipica, no? Un bacino sì, tipico. Sì, perché è un po' sporco, ci ho preso la terra. Ecco. Vabbè, però quindi, è sporco di terra. Basta semplicemente un vasetto, manipolazione, quindi ci si sporcano le manine, non succede niente. Si mette la terra nel vasetto, esatto. Si pianta il semino e con tutta la pazienza del mondo si nasceranno fiori, piante, verdurine, tutto. E poi un'altra cosa molto importante. Questa è un'altra attività, diciamo, molto semplice che è un per non buttare via quello che noi vediamo quando andiamo a fare una bella passeggiata. Ecco. Perché che cosa amano fare i bambini quando si va a fare la passeggiata? Sempre raccogliere fiorellini. Fra questi piccoli fiorellini che vengono raccolti, che possono essere un pensierino per le persone a cui loro vogliono bene, spesso purtroppo appassiscono, sì. No? Comunque non si sa dove metterli. E allora, se avete un pezzo di cartone, la scatola delle scarpe, piuttosto che la scatola dei biscotti che avete finito, eccetera, prepariamo, disegniamo semplicemente un piccolo vasetto e con la matita pratichiamo dei fori, dei buchini. E poi che ci facciamo questi buchini? Vado a raccogliere i fiori. Vai a raccogliere i fiori, corri. Guardate. Questa è la sorpresa finale. Quella è la Questa sorpresa non la faccio finale. Vedere. Non la fai vedere? Prima ho raccolto dei fiori. Dei fiorellini. E avendo ora questi fiorellini qui non c'è il sole, sono chiusi. Sì. Erano già chiusi perché erano tutti all'ombra. Erano tutti all'ombra e già stavano dormendo. Ma che cosa facciamo? Prendiamo il gambo, lo inseriamo dentro al foro. Oh,
guardate, ed ecco che si riempie. Questo è il fiore giallo di prima. Dietro c'è il leone, sicuro. Del leone, stai attenta. Dietro c'è sicuramente un leone. E questo lo c'è. E poi due margheritine. Vai. Vado a prendere. Vai a prendere la star. Guardate che ho trovato. Era l'ultimo, perché tutti i nostri bimbi l'hanno sradicati. Pronti? Uno, due. Ah, wow! Un papavero! Un papavero rosso rosso! E lo mettiamo in cima a fare il re. Guardate! Ecco qua, abbiamo che riempito il vasetto di fiori. Il nostro vasino di fiori, guardate che bello che è! Con tutti i fiorellini. E questo lo possiamo anche con un foro qui in alto, lo possiamo appendere sì, fuori dalla porta. Un bellissimo quadretto. E ogni giorno, ogni volta che usciamo, cambiamo i fiorellini. Eh già. Eh? Che bellezza, così avremo un vasetto sempre pronto. Sempre bello fiorito. E sempre bello fiorito. Che bella questa attività, maestra. Allora, credo che siamo arrivati a cottura. Ci confermi? Ci siamo. Siamo 4 minuti. Allora, volevo proporre, vai, se sei d'accordo, ora che abbiamo parlato di esplorazione di ambiente, di natura, questo ultimo libricino, molto molto carino, e scritto anche peraltro diversi anni fa, questo maestra, che ci mostra quant'è importante prenderci cura del nostro pianeta, perché se abbiamo fiori, se vediamo alberi che fioriscono, sfioriscono, si riempono di neve, fanno frutti, è soltanto perché esiste la nostra terra, ok? Dobbiamo rispettare dobbiamo la rispettarla. Natura, c'è poco da okay? fare. E noi ci viviamo dentro, quindi per viverci dentro, sopra, sotto l'acqua, insieme. Tutto quello che volete, per viverci insieme e per fare in modo che ci vivano anche tutti gli animaletti che abbiamo visto, la dobbiamo trattare bene. Come? Con 10 regoline. Va bene. Sono solo 10. 10 regoline. 10. Shock, ce shock, la facciamo, shock, shock. Sì, come no. 10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta. Pronti? E vi accorgerete che sono cose facilissime, eh? Io mi ricordo di spegnere la luce quando esco dalla stanza. Spegnere la luce fa risparmiare energia preziosa e le lampadine a basso consumo utilizzano meno elettricità. Oh, ma questo è un libro strutto, questo va studiato, quindi risparmiamo anche i soldini per un bel gelato. Io cerco di chiudere il rubinetto quando mi lavo i denti, mentre li spazzolo chiudo l'acqua, quando li sciacquo riapro l'acqua, giusto? Ogni volta che fai così, maestra, risparmi 30 brocche d'acqua. E a noi servono, sì. Perché noi abbiamo tanta sete. Pensa quando viene l'estate che abbiamo tanta sete. Sempre. Io getto l'immondizia nel cestino. Perché gettare l'immondizia nel cestino mantiene il mondo in salute e pulito. È più bello da vedere. Quanto è brutto quando andiamo a fare le passeggiate che c'è tutta la cartaccia per terra. È vero. E poi ricordatevi sempre, una volta che cade uno lo raccoglie e nessuno fa più il lagno per mettere a posto. Metti a posto, facciamo... metti a posto. Invece subito. Uno raccoglie subito. Via. Che soddisfazione. D'inverno. Quindi quando è freddo qui, procuriamo da mangiare gli uccellini. Questo mi ha rubato. No, questo è un gancio perfetto per un'attività, sì. Che io l'avevo pensata con la primavera di fare una bella mangiatoia per gli uccellini. Chi verrà al villaggio forse lo farà. Sì, perché nutrire gli uccellini li aiuta a essere pronti a fare il nido in primavera, ve lo ricordate? Come sul libro di prima. Tutto poi nascono tutti uccellini. Esatto, e noi facciamo la mangiare. Quindi se avete i crackers che non mangiate più, le merendine che buttate via, no, le sbricioliamo
e gli diamo da mangiare. Anche le bricioline, quando affettiamo il pane, cadono tante bricioline sulla tovaglia. Noi le raccogliamo e le buttiamo fuori dagli uccellini. Esatto. Io uso, guardate bene, entrambi i lati di un foglio di carta quando disegno. Ah già. Eh sì, perché se lo facessero tutti si ridurrebbero moltissimo gli alberi tagliati per produrre la carta, perché la carta si fa con gli alberi, quindi se noi risparmiamo la carta gli alberi non vengono tagliati più. Che questa è una meraviglia, eh già. Io ricordo alla mamma di spegnere la TV con il bottone. Già. Gli elettrodomestici consumano energia anche quando sono in stand-by. Quindi io lo ricordo a mamma. Un attimo. Ci vuole a spingere un bottone. Poi ai bambini piace spingere. Spingere i bottoni è fatto apposta. E quindi io lo ricordo a mamma, papà, nonna, nonna, zia, mio fratello, tutti. Mi diverto. Questo tanto, a creare dei giochi con le vecchie scatole. Maestra, ma ti ricordi che l'avevamo fatto proprio al villaggio? Sì, questo perché sì. C'è un altro libro che ci dice proprio questo. Ci dice che quelle che per noi sembrano scatole non sono per niente delle scatole. Guarda un po'. Anche questa era una scatola. Era una scatola quella, invece è diventato un bellissimo vaso di fiori. Quindi possiamo riutilizzare un sacco di cose prima di buttarle via. Ma tante, Mi piace. Guardate, qui c'è una macchina che fa tanto fumo. Andare a scuola a piedi. E al parco a piedi. E in vacanza, perché no? Passa a fare le passeggiate. Perché evitare i tragitti corti in auto fa risparmiare il carburante. Quindi sempre soldini per il gelato. Sempre soldini con il gelato. Boh, mamma mia, io per un gelato farei qualsiasi cosa. E riduce l'inquinamento. In più è anche un buon esercizio, quindi posso mangiare quindi il gelato. Quindi posso mangiare il gelato. Ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Io posso quello che abbiamo fatto prima. Sì. Piantare un seme e far crescere una pianta annaffiandola giorno dopo giorno. Le piante contribuiscono a mantenere l'aria salutare e pulita. Pensate un po' che beneficio che facciamo alla terra. Io aiuto a riciclare i rifiuti. Le lattine, il vetro, l'organico, la plastica e la carta. Oltre metà della nostra immondizia si può riciclare, quindi non la buttiamo via. Ci vuole molta meno energia a riciclare qualcosa piuttosto che a farla da nuovo. Tutto questo perché? Perché? Io amo il mio pianeta. Già. Ok. E con questo meraviglioso messaggio, che speriamo venga accolto, perché sì, anche perché più impariamo da piccoli, esatto, e più sarà per facile, loro poi naturale. Non, sì, meccanico praticamente. E cioè, diventa automatico. Diventa automatico, sì, perché i bambini imparano in fretta. Ok? Le buone abitudini, quelle che noi diciamo, le buone pratiche. Quindi giorno dopo giorno, semplicemente queste piccole, che sono piccolissime accortezze, i bambini molto piccoli non capiranno la distinzione subito tra la plastica e l'organico, ma piano, comprenderanno che è importante comunque che se cade a terra si raccoglie e si butta nel cestino. Ok? Questi sono piccolissimi gesti. Se c'è il sole, possiamo non accendere la luce. Ok? Bene, ti ho detto, prossimi appuntamenti, vi aspettiamo. Vi aspettiamo mercoledì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12 presso il Nido Colibrì in via Ferrero. E poi vi riaspettiamo qui su Radio Villaggio Foligno lunedì dalle 17 alle 18 e per rivedere questa puntata potrete vederla in replica su Twitch TV. Bene. Venerdì dalle 17 alle 18. Alla prossima. Ciao. Dagli studi di Foligno, di Radio Green Stage, Radio Villaggio Foligno.
Leggiamo, musichiamo, giochiamo, disegniamo, pintiamo, usiamo, massaggiamo, conosciamo, esploriamo. Siamo insieme per conoscerci e darci una mano. Conducono Jessica e Cristina. Buon divertimento. Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita. Green Stage Radio, what you say is what you are.